Io ho scritto qualcosa veramente, non voglio parlare così a casaccio, quindi lo scrivo. Grazie. Allora, io non conoscevo la disabilità, non faceva parte del mio mondo, quel mondo che mi aveva imposto la società in gioventù. Mi faceva paura. Poi nacque mia figlia, Raffaella. Dopo un primo momento di smarrimento ho avuto la forza di reagire. Mi sono rialzata a fatica e ho cominciato a lottare, prima con me stessa e non poco, per accettare la disabilità. Ho lottato con le istituzioni in silenzio, scontrandomi con l'indifferenza, la falsa pietà e le barriere mentali. Quelle architettoniche sono più facilmente superabili. Ho fatto a pugni con Dio, imputavo a Lui tutta la colpa. Lui mi aveva mandato una figlia disabile. La società che ci circonda e che ci vuole a tutti i costi perfetti, che ci propone aiuti in tutte le angolazioni, mi hanno spesso lasciata da sola, ad affrontare problemi per me nuovi, ma soprattutto problemi che non volevo. Ed invece problemi c'erano, però non con mia figlia, ma con la scuola, la ASL, la burocrazia in genere, spesso lenta, lunga e complicata. Ed è allora che, sfiduciata, ho iniziato a guardare la vita con gli occhi di mia figlia, abbassandomi alla sua condizione. Ma più mi abbassavo e più mi elevavo, intravedendo la vita vera. Normalmente l'uomo guarda l'esteriorità, non va oltre il limite del visibile. Loro, i disabili, riescono a superare quel limite, guardando da più su. Noi ci abbracciamo ad una croce fittizia, un problema facilmente risolvibile. La loro croce è reale, non la vorrei... Eppure... Anche il Bigomo si è emozionato. Staccato la corrente, ragazzi? Niente, stacca la corrente però, fratello. E poi vedete, questo è tutto il bello della diretta. Noi ci abbracciamo ad una croce fittizia, un problema facilmente risolvibile. La loro croce è reale, non la vorrebbero, eppure nell'impossibilità di evitarla l'accettano con un sorriso. Non si trascinano nell'esistenza, ma esistono. Esistono oltre i loro occhi, le loro braccia, le loro gambe, riescono a guardare con il cuore, oltre il visibile, esortandoci in silenzio a dare amore. C'è una frase del Piccolo Principe che dice: non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. La vita vera va oltre il nostro sguardo, oltre i nostri pregiudizi. La vera disabilità, quella più grave, è di chi, pur avendo un cuore, non sa o non vuole usarlo. Noi siamo portati a giudicare e etichettare l'uomo in base alla sua condizione e posizione sociale. Esistono i giovani, gli insegnanti, i preti, i disabili. È giunta l'ora di vedere l'uomo e giudicarlo per quello che è. Fin quando chiameremo diversi, diversamente abili, loro saranno sempre diversi. Ma se iniziassimo a chiamarli per nome, ci accorgeremo che loro sono solo uomini. Uomini che esistono, con una dignità e una vita da difendere. E la vita va sempre difesa. E se hanno bisogno di un aiuto, noi che ci siamo a fare? Non parlo di un aiuto economico, quello viene dopo, nemmeno di falsa pietà, la pietà non serve a nessuno. A loro servono le nostre braccia, il nostro cuore. Quando tanto tempo fa ascoltavo le parole: quello che farete al più piccolo lo avrete fatto a me, pensavo che i più piccoli fossero i bambini, loro erano i privilegiati. Ora so che i più piccoli sono anche loro, piccoli e indifesi agli occhi del mondo, ma grandi agli occhi del cielo. Sono cresciuta, mi sento più forte e più ricca grazie a mia figlia e ai più piccoli, ma anche grazie ad altre persone. Ognuno col suo niente mi ha dato tanto. Tutte quelle persone semplici e umili che trattano mia figlia come un essere umano. Non hanno alcun potere politico o burocratico, ma hanno un cuore, lo sanno usare bene. Tutte quelle persone che hanno il potere di aiutarci, semplificandoci la vita, e non lo fanno. Con loro ho imparato cos'è l'arroganza, la superbia e la falsità. Devo ringraziare tutti i bambini che ancora incontriamo sul nostro cammino e tutti quelli che hanno incontrato Raffaella nell'età scolastica. Loro sono sinceri, non hanno preconcetti, sono puri, siamo noi grandi che li inquiniamo. I bambini sono angeli e hanno sempre riconosciuto Raffaella una di loro. I bambini che sono stati accanto a mia figlia hanno imparato, o forse lo sanno per natura, per istinto, che la disabilità non è un ostacolo alla vita, ma lo diventa nel momento in cui noi costruiamo barriere intorno alla disabilità. I bambini sono il futuro, confido in loro, sicuramente saranno migliori di me. Tanto tempo fa, arrabbiata, dicevo: Dio, dov'eri quando è nata Raffaella? Lui c'era e sapeva benissimo quello che faceva. Lui non vuole il nostro male, ma sicuramente approfitta del fatto che ci siano i disabili per tastare la vera accoglienza fra gli uomini, per portare attraverso loro non la discriminazione o l'indifferenza, ma l'amore vero.
Sì, perché in fondo in questo nostro meraviglioso povero mondo, in questa nostra società così tecnologicamente evoluta, manca l'umanità. Oggi non dico più Dio dove eri, ma uomo dove sei. Quello che realmente necessita il mondo è la cosa più semplice, più genuina. È la base della vita, l'amore incondizionato verso il prossimo. Questa è la mia storia.